Ma abbiamo appena giocato la stessa mappa. Era quella del clown, eh. Però che palle, eh? Io non capisco sta cosa. Ehi, giocate le mappe diverse. Sì, ma è la stesso reame. Fammi cambiami reame almeno. Come quando ti escono tre volte la scuola di merda dell'asilo lì. Vabbè, da preschool. Ma già che sto facendo adept mi ero completamente dimenticato. Che palle. Cosa vuole il Chase in shock? Beh, te la sei giocata veramente male. Magari è anche nato per questo. Ti sei giocato veramente male Shaq contro una legione? Complimenti. Solo perché non vedevo nessun altro nei dintorni col potere, se no ci sarei andato, ma... Discordia comunque come al solito non mi dà value. Perché tutti fanno gen diversi per avere più value, giustamente. Mi sono incastrato. Il gen è già 75. Ciao Nickmando, buonasera caro, benvenuto, come stai? Sprint? No. Grazie per il follow Nick, benvenuto a Serpentelli, spero che ti troverai bene qui con noi. Swing solo per avvicinarmi, ma perché non lo voglio hittare. Volevo solo avvicinarmi il più possibile, forse mi sarei dovuto mettere davanti, però... Non sono sotto, va bene, mi sono anche spostato a sinistra, maledetta. Vai alla finestra, got the window. Nice. Sono riuscito. Buonanotte, Hugo, grazie di essere passato, caro. Ok, Discord è value, incredibile. In un locker. No, perché tanto se uscirebbe lo sentirei. Perché quello è entrato in un locker. Niente. Due con sprint burst. Finestra è brocnissima comunque. È praticamente in mind gameabile ed è veramente veramente forte. Niente. L'ho perso pure. Volevo tunnelarlo, ma quella finestra è veramente troppo broken. Quindi c'è qualcuno che ha quello per ricaricare gli oggetti entrando nei locker, probabilmente. Andiamo prima per lui. Ah, oppure la flashbang anche. Più probabile la flashbang. Ah, mi è finito il potere. Ops, pensavo di averne molto di più. Niente, il game è finito. La legione è sfortunatamente uno di quei killer che è troppo lento nei chase. Ed è un M1. Ti ferisce ma non ti finisce. E ci sono queste finestre qua che non puoi giocartele se non hai perk come Bamboozle o cose per aiutarti nel chase. Più vedo che si curano molto in fretta. E prendersi 4 hit è quasi improponibile col potere. Forse adesso potremmo anche prendercelo. In realtà. Se è furbo sta fermo, aspetta che swingo su di lui. Hai sbagliato. Deve semplicemente stare fermo, consiglio personale. Quando la legione... Al potere carico al quarto hit,
e voi siete quello che sta per essere preso per il quarto e non per il quinto, state sotto pallet, aspettate che vi dà il quarto hit e lo stunnate. Non può più fare, non può counterarsi, non può counterartelo in pratica. Ti ferisce ma non ti tira a terra perché lo stunni, quindi esce dal potere. Piccolo pro tip. Però la music chase, l'unica cosa bella è killer, sì. Lo voglio colpire col potere per vedere dove sono gli altri, ma... sono andando a fare il save, giustamente. Se gli tagliavo la strada ci arrivavo. Cerco di prendermi la kill. Sperando di non stargli caricando il 100% da qua. Nice, perfetto. Voglio aiutarlo col potere. Questo bug ogni tanto che succede, che letteralmente mi fa saltare, che ancora non ho capito bene come funziona. Ah, siamo riusciti a bloccare il salto del pallet, forse lo tiriamo giù per questo. No. Lo scam. Ciao Lume, buonasera. Che è successo a sta build? Si chiama Adept. Vuol dire giocare solo con i perk base del killer e cercare di fare una 4K. In pratica sarebbe una... un achievement. Mi costringiamo il pallet drop qua. Smettere quel palle di neve, signore. Mi scusi, è maleducazione lanciare palle di neve alle signore, non lo sa? Possiamo provare uno slug qua. Anche se Shaq. Nice. Non so dov'è il Dwight, però. Forse è andato per il save. Sì, è qua. Si è incastrato sulle palle di neve. Uso il potere per cercare di andare. Con lui ancora non sono riuscito a fare l'adept. Non è facile. Voglio ferirlo. Oh, volevo ferirlo col potere. Ma no. Dovrei arrivarci, forse vinciamo. Nice. Volevo ferirlo col potere perché così comunque gli dà pressione sul fatto di curare. Perché ogni volta che si fermava poi a curare sarebbe andato in sanguinamento. Noi invece siamo riusciti a fare un adept. Easy. Forse, potrebbe ancora fare il 4%. Voleva commemorare le palline visto che domani implodono, ma meno male. E meno male che nessuno aveva unbreakable. Perché stavo giocando con 3 perk, Enrico. È una sfida, un adept. È un achievement. L'ho già fatto in realtà. Però ci sono con i punti canali c'è un reward che permette di girare una ruota. E su questa ruota c'è la possibilità di fare l'adept, che è questa cosa qui in pratica. Con un killer a caso si gioca. Si fa la sfida adept. Non bene se the best perché non vorrei comprare il mic o tenere prendere il crown per i suoi perk. Allora, se vuoi ti conviene prendere sia Save the Best che gioca col tuo cibo nel caso. Perché sono 2 perk di Myers. Se non ti interessa a comprare Myers, comprateli entrambi. Sono i suoi unici 2 perk che hanno un senso logico per cui lo vuoi comprare. Quindi ti conviene prenderti entrambi. Se non vuoi spendere soldi per Myers. Secondo me conviene. Poi te li rifarmi per il coso.
Save the Best mi sembra un nerf, no? Non so se lo nerfano, ma lo modificano sicuramente. Magari mettono che funzionerà a ferire non solo con l'abilità, in modo tale che se lo vuoi utilizzare anche sui killer M2 perdi comunque magari le stack, però le guadagni, non lo so, si vedrà. No, su TikTok l'ho dovuto chiudere perché mi laggava, Massi. Laggava di FPS. So perché mi laggava su come FPS ora che ci penso, mo. Probabilmente anche su cosa. Perché mi doveva abbassare perché non riesco a tenere due live aperte, perché sono con l'altra connessione, giustamente. Con quella più debole. Però ha il ping migliore. GG.